Onorevole Sgambato, siamo arrivati ormai quasi al rush finale di questa campagna elettorale. È una campagna che sta prendendo una forma particolare, nel senso che voi del PD, del centrosinistra, state sempre di più chiedendo il confronto ai candidati del centrodestra e del Movimento 5 Stelle. È una strategia oppure un'iniziativa dei singoli candidati? No, penso sia una scelta ben precisa, perché lo ha fatto Renzi, lo stiamo facendo noi sui territori, perché il confronto può essere un momento utile per far comprendere ai cittadini come votare in maniera consapevole il 4 marzo. Penso che la campagna elettorale stia prendendo corpo e sulle gambe dei candidati che sono scesi in campo. Il Partito Democratico ha una squadra autorevole, il centro-sinistra nel suo complesso ha una squadra autorevole che ha già dimostrato di saper amministrare facendo tante cose utili per il territorio. Qualche cosa è andata meno bene, ma se diamo continuità al governo degli ultimi anni potremo rimediare sugli errori e fare sempre meglio. Abbiamo notato un maggiore entusiasmo, stasera siamo a Vairano e a Santa Maria a Vico, dove sicuramente ci sarà l'entusiasmo o comunque la partecipazione che finora sembrava un po' sopita. Abbiamo tutta una serie di problemi per l'industria, ma abbiamo un ministro Calenda che è quello che ha lavorato fortemente per evitare che le industrie delocalizzassero, sta ancora oggi impegnato sulle vicende nazionali. Noi dobbiamo investire, ma il governo ha già mostrato un'attenzione importantissima sul mezzogiorno, mai come ora si è investito sulle politiche industriali del mezzogiorno. Abbiamo dal master plan Castelvolturno per la riqualificazione del litorale Domizio, ma soprattutto su Bagnoli, sui patti per il sud. Abbiamo per la prima volta avuto un ministro del mezzogiorno, molto è stato fatto, sicuramente molto ancora si dovrà fare. Sul protocollo d'intesa che è stato firmato ieri dal ministro Minniti riguardo proprio Castelvolturno? Questo è importante, io penso che ieri abbiamo dato una nuova, abbiamo voltato pagina per Castelvolturno, abbiamo segnato una pagina di storia, perché finalmente di Castelvolturno ritornerà col master plan della Regione Campania, col protocollo d'intesa sottoscritto ieri, ritornerà ai vecchi splendori. Noi avremo la riqualificazione delle spiagge, avremo la bonifica della pineta, avremo gli abbattimenti dei ruderi appunto sugli arenili e soprattutto un'attenzione importante per la sicurezza. Avremo più di 20 agenti in più per il presidio del territorio, investimenti sulla videosorveglianza.